Siamo tornati e io adoro la nostra Pala Fitness perché ci aiuta con la sensibilità proprio andare a lavorare tanti fibre muscolari in più, ok? Così oggi andiamo a lavorare gli addominali. Allora, oltre il trampolino, adoro la Pala Fitness per gli addominali perché ci permette veramente di lavorare proprio bene bene il nostro punto di vista. C'è la Lilly! Ciao Lilly! Ciao amore! È arrivata la mia amatissima Lilly, questo è uno dei miei due cani e sta dietro di me, la bella Lilly. Ok, che cosa stiamo facendo? Stiamo srotolando destra e sinistra. Potete utilizzare la Pala Fitness anche come comodissimo sedia ergonomica quando state lavorando al computer guardando la televisione. Te che pensa, per stare in piedi o seduti senza cadere da una Pala Fitness devi attivare i core. Ok, i core muscles sono il cingolo pelvico, quelli che sono più all'interno del vostro addome. Abbiamo le ossa e abbiamo la nostra cassa toracica e qua dentro abbiamo solo la carne, ok? Dove abbiamo le viscere, tutti i nostri organi interni, ma non hanno una protezione scheletrale, non ce l'hanno le ossa che le ingabbiano, le proteggono. Così noi dobbiamo aiutarci con i nostri muscoli. Come la possiamo fare questo, diciamo, cintura pelvica? Vi insegno in Pilates, si chiama core muscles, ok? Cioè proprio nel nostro core dobbiamo andare a proprio potenziare tutto il cingolo pelvico per far sì che abbiamo l'addome non solo più piatta, ma i nostri organi interni più protette, ok? Così, con la palla, con anche il mio tappeto elastico, il mio trampolino, questi sono due esercizi o due attrezzi ginnici che adoro proprio per lavorare l'addome. Senti come si sta contraendo? Continua a rotolare, proprio fare un cerchio con il bacino e tiri dentro l'ombelico, ok? Tira dentro l'ombelico, senti i muscoli che si stanno stringendo, senti che stai lavorando, massaggiando gli organi interni, continui, oh, 2 e 3 e 4 ancora, 5, 6, 7 e dall'altra parte, gira dall'altra parte, ok? Par condicio. Par condicio per il nostro punto di vista, ma senti proprio i muscoli che stanno lavorando, devi provare di trattenere l'addome con tutta la tua forza, tirala dentro, come se stessi passando Brad Pitt sulla spiaggia, ti tiri dentro la pancia, proprio dire, op, ciao Brad, come va? Ok, continuiamo ancora, 8, e 7, e 6, 5, 4, 3, 2, continui, proprio una sorta di gioco, perché questo lo potresti fare anche mentre stai guardando la televisione, la sera, chiacchierando con tuo figlio mentre si deve ripassare magari i compiti, ok? Stai al telefono con un'amica, stai lì, dondoli e stai attivando forse la tua fibra muscolare, questa è una cosa importante. Ok, adesso andiamo proprio a allungare sempre da una parte, ok? Proprio stessi provando di raccogliere una mela dall'altra parte, ok? E senti come si va in tiro, punto di vista, ok? Allungo e tiro. E sotto di me la palla si gira, ok? Tiro, allungo, ancora. Continuiamo. Ah. Allungo gli addominali, però devono rimanere sempre tesi, ok? Stiamo lavorando, stiamo concentrando. Quando lavori, è importante usare la testa, ok? Non fare il movimento solo per imitarmi, ma provi di capire perché lo sto facendo. Lo sentirai proprio tutta la fascia muscolare laterale che si sta attivando, potenziando, tonificando. Ancora, 4, 3, 2 e 1. Cambiamo lato. Vado e torno. Allungo, addominali tesi. Tira, tira. Vai. Ancora, allunga e tira, allunga e tira. La palla, ok? E per stare su quella palla devi avere più controllo proprio sui muscoli. Ecco perché mi piace questa palla instabile. Continuo. 2, l'unica cosa della palla è che prima di utilizzarlo, mi raccomando, siate sicuri che c'è intorno a te tanto spazio, ok? Tanto spazio. Vieni Spanky, vieni a salutare tutti. Amore, amore Spanky, vieni amore, vieni. Ciao a tutti i nostri amici, questo è Spank. Avete conosciuto Lilly? Questa è la mia amatissima Spank che ama stare con la mamma. Continuiamo. Vai, vai. 8, 7, tira l'addomine. 6, 5, 4, 3, 2 e 1. L'altra cosa con la palla, vuoi essere sicuro di avere una superficie antiscivolo sotto di te, così ti senti sempre al sicuro. Ok, scendiamo giù. A questo punto
i fianchi e le spalle sono sorrette dalla palla, le braccia vanno indietro e la testa curva su, scendo giù, curva su e scendo giù. Più che altro di sollevare le spalle, pensate di stropicciare gli addominali, come se stessi provando di stropicciare uno canovaccio. Chiudo e scendo, chiudo, scendo. 3, ancora, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ancora, 10, ok, continui con quel 12, arriviamo a 16, ok, ancora, ah, ancora 2, 2 e 1, rimani qua. Addominali sono tesi, ok? Braccia su, fai un piccolo molleggiamento ma con gli addominali tesi, ok? Proprio chiuso, pensa di essere a cucchiaio e faccio piccolo molleggio, 8, 7, ogni volta che molleggi senti l'addominale che proprio si contrae di più, ancora, 8, lo senti, 7, tira, tanta grinta, ancora, 4, 3, 2, e scendiamo, giù, su, 2, su, 3, 4, 5, 6, 7, rimango su, ok? E piccolo molleggio, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e stop, ok? Camminate in su, recupero un attimo. Senti quanto si attivano queste fibre muscolari, è qualcosa di eccellente. Io adoro la palla. Cioè, questi piccoli attrezzi che le puoi trovare veramente in giro anche ai grandi centri commerciali, però fanno veramente tanto. Adesso mani di fronte a voi e vai destra e sinistra. A questo punto stai dondolando destra e sinistra sulla palla. Gli addominali devono rimanere tesi, ok, per non cadere. Peggio dell'ipotesi, metti giù le mani se ti fa sentire più sicura, ok, man mano che ti vuoi magari sentire un po' più instabile, stacchi le braccia da terra. Ricordi che intorno a te non ci devono essere niente che è spigoloso, stai lontano dai tavoli, da qualunque angolo, perché questo è importante, perché ogni tanto il nostro palla è instabile. Continuiamo, 8, 7, 6 e 5, ancora, 4, 3, 2, relax, scivoli in su, vieni su, vieni su, ritorniamo frontali, ok? E facciamo un altro po' di esercizio proprio dell'equilibrio che aiutano comunque a stabilizzarci, le braccia vanno fuori, sollevo la gamba, ok? E mantieni l'equilibrio, ok? 4, 3, cambia la gamba, in su, mantieni equilibrio, se vuoi stendi la gamba, tienilo là, 4, 3, 2 e cambio, ancora, su, sollevo, tengo, e 4, e 3, e 2 e scendo, e di nuovo su, tengo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e cambio. Eccellente ragazzi, abbiamo fatto un inizio di allenamento per gli addominali con la nostra palla fitness. Un attrezzo igienico spettacolare, l'adoro, l'ho sempre adorato e di conseguenza vi invito di provarlo, di provare con me, di crescere con me, di cambiare stile di vita con me. Ricordate che con la forma fisica non c'è io sarò felice quando avrò raggiunto un numero sulla bilancia, pettorale scolpito o quant'altro. Quelle sono piacevoli conseguenze. Quello che devi fissare è l'appuntamento giornaliero, quella sensazione di gioia e di soddisfazione di averlo fatto, di sentirti vivo, di sentirti potente, di sentirti forte e crescere con il tuo corpo, perché è un viaggio meraviglioso, un viaggio che non finirà mai fino all'ultimo giorno su questo pianeta. Per così prenderlo come un invito di cambiare stile di vita. Vi aspetto al prossimo allenamento insieme, vi mando un cuore enorme e ti auguro una giornata splendida. Baci dalla Jill.